Doppio testo animato. Anche oggi spero di sorprenderti. Prima di entrare nel vivo di questo tutorial super richiesto, ti chiedo di mettere un like perché così aiutiamo l'algoritmo e supporti anche questo canale. Iscriviti ovviamente al canale, attiva la campanellina per non perderti tutti quanti gli altri video che usciranno da qui ai prossimi 1000 anni. Oggi parliamo di doppio testo animato. Che roba è? Boh, non lo so. È un titolo che, come al solito, dice tutto ma dice nulla, e la cosa più importante è farti vedere che cosa intendo. Sul gruppo Sfacciati Digitali davvero ha riscosso un enorme successo, quindi faccio questo tutorial che sicuramente vi permetterà di ampliare quella porzione creativa del vostro cervello. Ora, quindi andiamo subito al succo della questione, andiamo nel mio Mac e ti faccio vedere subito come realizzare questo doppio testo animato. Il nome mi sembra abbastanza azzeccato. Andiamo. Prima di proseguire con il tutorial voglio farti però una panoramica completa di quelli che sono i nostri corsi formativi all'interno del sito sfacciatidigitali.it. Corsi che vanno da Princi Canva, è un corso super analitico, super dettagliato, che ti presenta, che ti mostra, che ti fa davvero imparare a utilizzare la piattaforma a 360 gradi. 70 e passa lezioni sempre aggiornate. Instacanva, che questo qui è il corso per costruire la tua identità grafica all'interno di Instagram, e viene venduto in bundle insieme a Keywords Power a un prezzo di 197 euro. Carosello Expert, che ti insegna a creare caroselli dall'alto impatto grafico, il formato che più ti può dare risultati in termini di engagement e di risposta del tuo profilo, cioè i contenuti se non sono caroselli non convertono e non portano altro pubblico dall'esterno. Sfacciato invece è un corso incentrato sul video brand, quindi creare quello che io ho creato da 2 anni a questa parte, tutto quello che ho creato dalla parte di preparazione di video, montaggio, caricamento sulle varie piattaforme e ottimizzazione e monetizzazione anche di video. E poi c'è Canva Expert, che è il corso sommo dove davvero ti insegna a 360 gradi a costruire un'identità grafica digitale, quindi teoria, pratica e anche organizzazione di tutta quella che riguarda la parte editoriale del tuo progetto grafico. Entriamo più nel dettaglio. Qui c'è un'area riservata in base ovviamente ai corsi che tu hai acquistato. Ci sarà un'area riservata dove ci saranno poi la libreria dei corsi, e qua ci sono tutti i corsi che tu hai acquistato. Entrerai all'interno, avrai quindi il tuo nome utente e la tua password. Questo è la dashboard relativa a tutti quanti i corsi. Questo ad esempio è Princi Canva, suddiviso in 7 moduli, molto chiaro, molto funzionale, ti dà anche una panoramica di quello che è lo stato di avanzamento delle tue lezioni. Entra all'interno della lezione, ad esempio dell'introduzione, hai la possibilità di guardare il video quando vuoi, di spuntarlo come completato e poi di fare anche delle domande sotto ad ogni video. Io rispondo nell'arco di 24-48 ore, quindi puoi davvero gestire tutto questo in maniera autonoma. Avrai quindi sempre tutto disponibile all'interno della tua area riservata, i vari corsi, ci entri, te li studi, e all'interno di alcuni ci sono anche certificati da scaricare, d'avanzamento e attestati di partecipazione che stiamo nel tempo implementando. Quindi qua io adesso esco perché altrimenti ti faccio venire troppa voglia di entrarci e non mi voglio sentire responsabile di questo. Qua nel logout, poi torniamo indietro nella nostra dashboard, qua trovi comunque alcune testimonianze dei nostri studenti, se te le vuoi andare a leggere sono tutte ovviamente testimonianze reali, queste sono soltanto alcune perché altrimenti avremmo potuto metterci tutta la pagina. Per qualsiasi chiarimento puoi parlare direttamente con noi, contattaci su WhatsApp per chiarimenti e delucidazioni in base ai corsi formativi. Vediamo quindi come realizzare questo doppio testo animato, ovvero due testi e questa animazione che trapassa questi due testi.
Anche questa volta penso di non essere stato affatto chiaro, quindi voglio fartelo vedere direttamente. È stato approvato, diciamo così, sul gruppo Facebook Sfacciati Digitali. Se non sei iscritto, vai ovviamente nel link in descrizione ed entra anche tu all'interno di questo gruppo super attivo in cui le persone si mettono in gioco, condividono le loro grafiche, parliamo di comunicazione grafica digitale, Canva, comunico anche i nuovi corsi, quindi è un gruppo molto molto attivo, stiamo creando veramente una community molto aggregata con uno spirito di fare, di voler crescere insieme, ok? Quindi è stato abbondantemente likeato, quindi più di 150 like per questo tutorial, e ovviamente sono qui a rispettare quello che è il volere della community. E quindi oggi adesso vedremo questo doppio testo con questa animazione. Quindi i passaggi sono abbastanza semplici. Però ovviamente lui andremo ad arricchirli con tutta una serie di accorgimenti grafici che lo renderanno ancora più bello da vedere. Allora, innanzitutto io andrei a definire lo sfondo. Sapete perfettamente che i miei colori primari, principali, sono il viola e il nero, quindi come tutta quanta più o meno la comunicazione che è all'interno di questo mio canale, e quindi andrò a prendere uno sfondo di questo tipo. Qua ti puoi sbizzarrire come vuoi, ovviamente anche in base a quello che è l'animazione che andremo a scegliere e il testo, ovviamente sarà tutto da adattare. Io farò una cosa abbastanza semplice, e ad esempio posso tranquillamente prendere questo sfondo. Io sono andato semplicemente nella sezione foto e ho scritto purple e ho importato la foto che più mi aggrada. Avrei potuto prendere questo, il solito sfondo. Prendiamo questo qua, che comunque è quello che si è abituato più volte a vedere, quindi diciamo che siamo affezionati a questo sfondo. Allora, prendo lo sfondo, adesso devo andare a comporre i testi. Altra parte molto molto semplice, dobbiamo prendere un campo testo, io andrò a prendere il mio font preferito che come sai è il Montserrat, quindi prendo un Montserrat Classic e gli faccio un bold. E qua vado a scrivere quello che sarà il primo testo, in base anche a quella che è la GIF, o meglio l'animazione che andremo a prendere. Decideremo, ok? Adesso scrivo ad esempio purple, ok? Scrivo purple e la inserisco qui. Decidi qua la grandezza ovviamente del testo, puoi decidere come vuoi, ok? E guarda attentamente cosa faccio. Quindi questo è il primo testo che ho lasciato pieno. Ora faccio una copia, quindi vado qua in alto su duplica, ok? E vado semplicemente a duplicare, aspetta che qua si è bloccato tutto. Ok, faccio semplicemente una duplicazione del testo, lo porto sotto, vado su effetti e vado su svuotamento. Ok, in svuotamento vado spessore, vado non al minimo, metti a 10, non deve essere né troppo né poco, cioè perché il troppo è esagerato. Ok, quindi il poco invece così va benissimo. Allora, a 10 secondo me è perfetto, quindi con uno spessore 10 lascia così, ok? Perché questo cosa succederà? Noi questo lo sovrapporremo qui, quindi così non si vede nulla, ma andremo a porre in mezzo una animazione, ok? Ma adesso capirai tutto. Questo magari lo possiamo fare leggermente più, ingrandisco tutto quanto i testi, tanto poi li dobbiamo posizionare al centro. E vado in un'altra sezione. Qua nella sezione altro troverai, se vai qui sotto, qua nella sezione altro, vai qui su GIFI. Questa è una sezione dedicata alle GIF animate proprio all'interno di Canva. Non so se lo sapevi, adesso lo sai. Quindi c'è una sezione dedicata all'interno di Canva dedicata alle GIF animate. Ora, cosa dovremmo fare qua? Dovremmo scrivere questa parola qui, stickers, e dare invio. In questo, dando questa parola chiave, usciranno tutta una serie di animazioni che non hanno lo sfondo, ok? Sono praticamente animazioni senza sfondo. Infatti, se io ad esempio metto questa, vedi, non c'è sfondo, c'è soltanto il ritaglio del personaggio in questione. Ti voglio fare un appunto, però. Quando troviamo
animazioni con personaggi, cioè persone vere, quindi non disegnate, nel 99% dei casi i bordi sono alquanto sgranati, come puoi vedere. Perché questo? Perché questi vengono scontornati con dei programmi ad hoc, ad esempio con Unremove, che è un sito che toglie gli sfondi, ma per fare rimozioni sfondo dei video, ho già fatto un video riguardo, se non l'hai visto te lo posto qui sopra. Però vedi, non è, la qualità non è eccelsa, perché rimane comunque questo bordino bianco dello sfondo che c'è sul retro, quindi non sono eccezionali. Quindi se vuoi fare questo effetto utilizzando immagini di persone reali, come in questo caso, diciamo che la resa non è eccezionale, ok? Perché i margini sono pressoché sgranati, ok? Non sono molto definiti. A differenza invece di questi tipi di oggetti, vedi, sono molto più definiti e non presentano problemi, ce ne sono alcuni che sono veramente ben realizzati. Allora, il nostro obiettivo qual è? Se il nostro obiettivo, ad esempio, questo ci starebbe benissimo per quello che è il purple, quello che devo fare, però adesso non voglio spoilerarti nulla, voglio farti vedere tutto con calma. Allora, guarda attentamente questo passaggio, perché questo è il punto più importante. Ora, prendo questo testo pieno, lo pongo al centro. Stessa cosa faccio col testo in scontornato. Quindi praticamente questa parte anche sta davanti, praticamente la parte vuota, ok? Diciamo così, la parte vuota è sopra alla parte piena, però non si vede perché si sovrappongono. Abbiamo deciso proprio, questa è proprio la caratteristica di questo effetto, che così sembra che non ci sia nulla. Però quando verrà trapassata, ok, attraversata da un oggetto animato, questa cambierà e diventerà trasparente in alcuni punti seguendo l'animazione dell'immagine. Ma adesso vedrai. Adesso dobbiamo andare a prendere un'immagine che permetta di mettere in risalto quella che è il discorso del movimento, di tutto. Quindi potrei aiutarmi anche con la parola stickers e mettere run, ok? Quindi scrivo stickers run. A questo punto mi appariranno tutta una serie di animazioni di oggetti che si muovono, ok? Come questo, come ad esempio Babbo Natale, che è un po' in pixel art. Ce ne sono ovviamente a decine e a decine. Cerca sempre di trovare ovviamente elementi di qualità, come ad esempio questo, che è molto ben realizzato. Anche questo qua, ad esempio, potrebbe andare bene. Anche questo. Però io voglio qualcosa che si muova, come ad esempio questa potrebbe essere molto molto indicata, soltanto che vedi presenta questo bordo un po' sgranato che gli dà un po' quella parvenza un po' da dozzinale, ok? Un prodotto abbastanza grezzo, quindi dovrei scegliere qualcosa che abbia comunque degli sfondi, cioè dei bordi, scusami, ben definiti. Ora vediamo di trovare qualcosina fino alla fine, forse questo un po' sgranato, anche questo. Perché anche poi che cosa succede? Che quando vai a utilizzare una GIF animata e la vai a ingrandire, può capitare che questa si sgrani, anche perché stai aumentando le dimensioni originali, ok? Ad esempio anche questa, molto brutta. Questa potrebbe andare bene, dobbiamo trovarne una, un po' di pazienza, la troveremo. Allora, questo pulcino. Perché poi deve essere pure, cioè deve essere bello da vedere anche, ok? Ad esempio, se metti anche stickers Disney, possiamo trovare anche ad esempio stickers come questa, ok? Ballerina, questa diciamo molto molto bella, molto carina. Possiamo trovare anche GIF animate, questa è ferma, ok? Oppure come questa, ok? Questa qua, vedi? Abbiamo trovato anche questa GIF. Ce ne sono diverse. Adesso vedremo di trovarne anche questa qua con la tigre. Vediamo di trovarne una. Come si dice? Questa è una di quelle parti un attimino più, diciamo, pallose. Perché ovviamente dobbiamo trovare quella giusta. Poi vabbè, figurati, io sono uno che poi finché non trova quella giusta ci perde le ore.
per trovare qualcosa che gli piaccia. Allora, vediamo questa. Possiamo andare così, così. Questa, vedi, sempre, vedi, finita. Non ci sono più con questa parola chiave. Quindi puoi trovare tante. Quindi, ad esempio, puoi trovare, che ne so, stickers. Vediamo purple. Vediamo se troviamo qualcosa. Ecco, per esempio. Possiamo trovare, però dobbiamo trovare qualcosa che animandosi dà quel senso di movimento che a me interessa. Vediamo un attimo se qua troviamo qualcosa. Per esempio questa prugna potrebbe andare, solo che è troppo piccola. Vediamo un attimo, fino alla fine la troveremo. Vediamo, 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 vediamo. Questa questa è bruttissima, cioè sì, vabbè, ok che ci potrebbe stare, però diciamo apporta poco a quello che è il disegno. A questo punto possiamo anche vedere di trovarlo di un altro colore, mettiamo tipo yellow, vediamo se troviamo qualcosa di simpatico e soprattutto che non sia di qualità decente. Allora, facciamo così, facciamo stickers car, vediamo. Stickers car. Vedi, ad esempio anche questa qua, però non si muove tanto. Questa si muove. Questa potremmo anche utilizzare questa. Vediamo un attimo. Allora, questa se la ingrandiamo, facciamo anche finta che il camion, praticamente, cioè la camionetta, parte da qui, arriva qui e attraversa il testo. Io cosa faccio a questo punto? La posiziono un attimo qua perché devo fare un'altra operazione. Questa la voglio ingrandire ancora e la facciamo proprio iniziare. Facciamo così, la ingrandiamo un altro po', la poniamo al centro. Ok, sono praticamente una sopra l'altra. Prendiamo adesso la GIF animata che abbiamo ingrandito in maniera adeguata, ok, e adesso voglio fare prima un'altra operazione, questa che è la parte di dietro, la parte piena, vado su effetti e le aggiungo un'ombra, ombra nera, sfocatura, trasparenza, aumentiamo un attimo la trasparenza, direzione verso a meno 20, così. L'offset lo diminuisco un po', diamo quel senso di rilievo, e questa adesso la parte vuota che è sul retro la dobbiamo posizionare avanti, quindi posiziono già avanti, ok, perfetto, come non detto. Quindi la parte vuota deve essere davanti a quella piena, ok, chiaro. Ora guarda attentamente, io vado sulla GIF animata, guarda, siccome qua ci sono due scritte, una dietro, quella piena, e quella vuota avanti, io questa la dovrò mettere tra le due scritte. Guarda un po', vado su posizione e vado su avanti, guarda, adesso la camionetta oltrepassa la scritta e quindi man mano che prosegue ci sono delle parti che compaiono, delle parti che scompaiono e lasciano soltanto il testo vuoto. Questo è l'effetto che volevo farti ricreare, molto molto carino, ovviamente va adattato in base a quello che è il tuo obiettivo, però davvero potrebbe essere un'ottima. Scusa un attimo che tolgo un attimo le notifiche di WhatsApp. E quindi potresti trovare davvero tu l'utilizzo. Abbiamo applicato una sfocatura nera sul testo dietro proprio perché per dare più rilievo. Quindi questo potrebbe essere veramente una rivoluzione da questo punto di vista, e potresti anche pensare di prendere questo video, esportarlo, quindi in questo caso che fai? Aggiungi pagina, lo vai un attimo, adesso ti faccio vedere un'altra cosa, quindi che fai? Questo dei 14 secondi mi sembra un po' troppo. Questo 9.6, diciamo che facciamo 6, ok,
vado su scarica e vai soltanto sulla prima pagina, ok? E vado a scaricare. Allora, faccio prima questa operazione, PNG di alta qualità, metti a 3x, fai salva, impostazioni download, non scaricare nulla. Torna nuovamente nella sezione video, clicca video MP4, seleziona solo la pagina 1 e fai su fatto, ok? Quindi questo è l'effetto così come lo vedi. Adesso lo andiamo a inserire come video all'interno di una cornice, nel caso in cui tu volessi inserirlo all'interno di un altro elemento, e quindi farlo sembrare ancora più non so, potrebbe essere anche questo un altro utilizzo, quindi te lo faccio vedere proprio per darti un'ulteriore idea, ok? Quindi qua le idee devono fioccare, quindi, però vedi, qua ce ne sono di diversi tipi. Potresti anche utilizzare questo effetto qua. L'importante è che la qualità dell'immagine sia buona, ok? Non sia diciamo dozzinale. Anche questa potresti utilizzare. Alla fine vedo che i contorni sono abbastanza netti. Quando i contorni iniziano a diventare un po' sgranati, diciamo che perde un po' la qualità della creazione in sé. Ora sta scaricando il video, ti voglio far vedere quest'ultima cosa, dopodiché chiudiamo, anche perché altrimenti questo tutorial dura all'infinito. Allora, vediamo un attimo, siamo quasi arrivati alla fine, tra poco ci dovrebbe essere. Nel frattempo ti faccio vedere delle altre animazioni. Poi, qua in base ovviamente a quello che vuoi fare, puoi mettere ad esempio stickers, flower, vediamo. Flowers, e trovi tutte. L'importante è che comunque vedi c'è questo, cioè si nota questo trapasso dell'animazione fra i due testi, perché altrimenti non avrebbe senso crearla, ok? Quindi devi, non è che metti una cosa del genere, ti faccio vedere, non è che io elimino questa e gli vado a mettere, che ne so, una cosa che sta ferma, ad esempio questa, sì. Te la posso mettere, però vedi, non si vede, cioè non si nota molto l'effetto. Mentre è bello che addirittura si potrebbe anche togliere lo sfondo così, e si potrebbe eventualmente rimettere la stessa animazione di prima. Se adesso la vado a riprendere, vediamo se me lo fa trovare, ovviamente. Allora, vediamo un attimo dove abbiamo trovato carro. Qual era questa qua? Quindi se io questa ad esempio la metto qui su sfondo bianco, anche su sfondo bianco il suo perché, perché se questa la posiziono avanti, vedi, quando passa mette in rilievo il testo. Io ad esempio posso anche togliere paradossalmente l'effetto della scritta di dietro, questa qua, tolgo l'effetto, metto nessun effetto, questi li sovrappongo uno sopra l'altro. Vedi? E quando passa, vabbè, a questo punto non avrebbe neanche senso mettere più questa. Quando passa l'animazione, questo si vuole utilizzare lo sfondo dello stesso colore. Vedi, quando passa fa vedere anche il testo. Potrebbe essere anche un'idea, ok? Cioè, di idee ce ne sono tantissime da questo punto di vista. Comunque, tornando a noi, vado indietro, così torno al disegno originale, quello dal quale eravamo partiti. Ok, ora abbiamo scaricato il video, che faccio? Questo è il video che ha generato, adesso te lo faccio vedere, lo vediamo insieme. Questo è il video che abbiamo generato, questo qua, ok, lo rivediamo. Questo qua, perfetto, bene, di buona qualità, ok. Tenendo conto che sui social potrebbe venire di questa grandezza, la qualità è più che buona, ok. Cosa faccio? Lo voglio inserire all'interno di una cornice circolare. Quindi ad esempio che faccio? Prendo il video che ho appena caricato, lo carico all'interno del video e faccio questa operazione qua. Quindi questo è il video che ho appena creato. Vado nella sezione elementi, ok, aspetta, posizioniamo al centro, sezione elementi, vado nella sezione cornici
e posso anche decidere di inserire questo testo all'interno di una cornice circolare come questa. Ok, prendo il video, lo posiziono all'interno e magari ci posso fare, non so, l'immagine del profilo animata di questo tipo. Ok, vedi un'immagine che diciamo oltrepassa, quindi diventa un video all'interno di una cornice. Ok, quindi posso tranquillamente fare questa. Posso prendere anche altri tipi di cornice, magari una cornice che ne so, cioè di cornici veramente ce ne sono infinite. Ok, ce ne sono infinite. Quindi può prendere qualsiasi tipo di cornice, la posizioni anche una di queste e poi li metti dentro il video che hai caricato e voilà, e fai un ulteriore effetto, ok, di questo tipo. Quindi poi veramente non c'è proprio limite alla creatività. Quindi io adesso ti ho fatto vedere come poter creare un doppio testo con un double text, se possiamo dire doppio testo animato. E quindi questo è l'esempio, ma adesso ovviamente sta a te adattarlo al tuo utilizzo. Qualsiasi cosa vai a produrre, sono assolutamente curioso di vederla, postala all'interno del gruppo Sfacciati Digitali, così avrai sicuramente dei feedback e potrai validare anche quelle che sono le tue idee. Ora tocca a te. Se sei arrivato fino a questo momento del video, scrivi double qui sotto. Spero che anche oggi questo tutorial ti abbia arricchito dal punto di vista creativo. Ora tocca a te, sporcati le mani, inizia a smanettare e produci la tua grafica da postare all'interno del nostro gruppo Sfacciati Digitali. Noi ci vediamo alla prossima. Io anche oggi penso di aver dato il mio contributo. Ci vediamo al prossimo tutorial e ti ricordo, come al solito, che principiante si nasce, ma cambia expert si diventa. Ciao.